finita 3-0, la Clai batte Nottolini in un modo abbastanza semplice, tra virgolette, chiaramente, anche se nel terzo set ha dovuto soffrire più del dovuto con un 26-24 che non ci sta a dire niente con il resto della partita. Coach Manuel Turrini, come l'hai vista? Sì, noi abbiamo giocato una partita per i primi due set un pochino diversa, una prima parte di set combattuta, poi dopo riuscivamo a prendere il largo in battuta. Il terzo set invece siamo un po' calate, abbiamo fatto tanti errori in attacco e loro non hanno, loro sono rimasti uguali, siamo noi che siamo calate. Per fortuna che Ferracci ci ha tirato fuori le castagne dal fuoco con tre muri vincenti negli ultimi tre palloni toccati. Si può dire una vittoria nel nome di Ferracci? Ma assolutamente, per come si stava mettendo sì. Poi insomma la settimana è stata un po' turbolenta, quindi è un 3-0 che ha ancora più valore. È già da diverso tempo che in tutte le interviste parli di Elisa Ferracci, appunto la centrale, come punto di forza che sta emergendo sempre più anche nel ruolo di leader, di altra leader della squadra. Questa sera ha piazzato i tre muri vincenti che hanno prodotto il 3-0. Sì, Ferra sta facendo un bellissimo campionato. Io ho sempre creduto, non la conoscevo, ci siamo conosciuti l'anno scorso, quest'anno non ci ho pensato molto a riconfermarla perché credo nelle sue potenzialità e lo dimostra poi il campo. E sicuramente nell'ultimo mese si è espressa davvero ad altissimi livelli. I primi due set, storia a parte. Sì, loro hanno combattevano i primi 20 punti e poi dopo noi riuscivamo ad allungare con dei bei turni di servizio, sia Grillini che Zanotti hanno fatto dei bei turni e loro sapevamo che il loro punto debole era la ricezione e sapevamo di dover colpire lì e l'abbiamo fatto bene. Nel terzo ci siamo un po' calate, loro ci hanno preso a muro, abbiamo preso noi 4 ace. Insomma, loro una buona reazione e noi siamo state un po' morbide. Per fortuna che Ferracci ci ha davvero risolto la situazione. Con questa sera chiude il girone di andata. Un riassunto, un riepilogo? Sì, ma noi siamo partiti sperando di poter fare un bel campionato, un campionato tranquillo. In realtà ci siamo dimostrati da soli che possiamo stare nelle prime posizioni. Poi è chiaro che un campionato è lunghissimo, quindi riuscire a rimanere a vincere tante partite anche con gli infortuni, anche con le malattie, non è facile. Noi adesso stiamo tenendo un bel ritmo e siamo contenti. Siamo lì vicino alla zona playoff. Oggi la terza ha battuto la seconda, quindi c'è stato un altro ribaltamento, un altro mischione. Noi continuiamo per la nostra strada, ci stiamo divertendo, quindi insomma siamo contenti. I wouldn't stress then these kids who don't seem to get the picture want me to trade away my sunshine to make them a second with their motherfucker. Here's a life lesson from pens to mic check. È finita 3-0, la CSI Claimola batte Nottolini con una vittoria schiacciante, anche se nell'ultimo set le ospiti hanno dato il filo da torcere. Sono qui con il dirigente Raffaele Costagliola, un commento a caldissimo, la partita è appena finita. È il caso di dire a caldissimo visto il freddo che... No, partita vinta bene, l'ultimo set giusto, le avversarie sono salite un po' in cattedra, ma era anche naturale perché nei primi due set abbiamo abbastanza governato bene la partita. Tutto sommato, a parte un po' di suspense finale, partita meritatamente vinta, buona prestazione, siamo contenti. Soddisfazione anche perché comunque è una squadra che mantiene un livello probabilmente insperato inizio campionato, ma che adesso diventa ormai un'abitudine. Ma che eravamo una squadra tra virgolette seria si era capito abbastanza alle prime battute. Certamente adesso stiamo confermando quanto di buono abbiamo fatto all'inizio. Dobbiamo andare a continuare su questo percorso, partita dopo partita, arrivare più in alto possibile.